Messina ieri sera con la processione della Vara ha rinnovato l'antico vincolo che la lega alla Vergine Maria. La grande macchina votiva realizzata in pieno Cinquecento è sfilata regolarmente per le strade della città. La Vara è la sintesi della storia, delle tradizioni e della fede della città di Messina che ogni anno come un miracolo si rinnova. Fu fatta realizzare dal Senato peloritano per festeggiare in maniera più solenne l'Assunzione in cielo di Maria. Un'interessante e pregevole macchina festiva creata in uno dei periodi di maggiore splendore di Messina, quando la città accoglieva artisti del calibro di Polidoro Caldara da Caravaggio, Giovanangelo Montorsoli, Andrea Calamec, e scienziati e umanisti come Francesco Maurolico e Costantino Lascaris. Perfetta è riuscita la partenza con lo sparo di potenti fuochi d'artificio e il lancio di migliaia di bigliettini. Poi, col forte grido di Viva Maria, la Vara è proseguita lungo la via Garibaldi, dove dinanzi alla prefettura è stata salutata da una batteria di fuochi pirotecnici sparati dai piedi della Madonnina del Porto, per poi fermarsi all'incrocio col viale Boccetta per la consueta preghiera alla Vergine. Il corteo processionale era aperto fin da Piazza Castronovo dal gonfalone del comune di Messina, seguito da quelli dei quartieri e poi i giovani armigeri dell'associazione Compagnia dell'Invincibile Armata. Il gruppo in costume storico del Cinquecento partecipa da oltre 3 anni al corteo, portando il gonfalone del Comitato Vara. Numerosi figuranti, tra cui 5 suonatori di tamburo imperiale, 10 alabardieri con comandanti in armatura completa e al seguito vari nobili e altri armigeri. Una bella iniziativa quella di questi giovani appassionati di rievocazioni storiche che ha arricchito l'intera processione. Infine, prima dei tiratori, il tradizionale cero offerto dal rione Muricello è voluto ormai quasi 20 anni fa dal compianto Luciano Tringali. Grande folla ha aspettato l'arrivo della Vara a Piazza Unione Europea, dove sostavano i giganti Made e Grifone. Ma il clou di tutta la grande festa della Vara è stata la suggestiva girata di via Primo Settembre, riuscita perfettamente. Significative sono state a Piazza Duomo, all'arrivo della Vara, le parole dell'arcivescovo Monsignor Calogero Lapiano, che ha invitato la città a guardare in alto per il futuro dell'intera comunità. Inoltre ha invocato i messinesi a essere uniti per il bene comune, come lo sono ogni anno il 15 agosto, uniti per tirare la Vara. All'intera processione presenti oltre le principali autorità della città, dal sindaco al prefetto, dal presidente della provincia al presidente del consiglio comunale, anche una rappresentanza della città di Palmi. Un'edizione, quella del 2008, è riuscita bene, grazie all'impegno del comitato Vara, e nonostante alcuni piccoli inconvenienti dovuti alla burocratica macchina organizzativa del comune.